Saranno Fannimosi è tutta mia perché Bixio sta male, meno male, no poverino, meno male. Meno male? Che ogni volta che c'è una band o un duo mi fa sempre queste battute e Serena tocca e chiedi se è single, cioè, sì perché, ma non è vero che io chiedo queste cose, ma... però tanto per sapere, cioè tu sei single. No. Bene, allora, sì. Allora, oggi con noi abbiamo i D Brothers, due fratelli cantanti, musicisti. Suoni la chitarra? Io sono il chitarrista corista e poi abbiamo la sorella. La cantano, la cantante. Grazie. Com'è nato questo duo in famiglia, da piccoli? Com'è nato? Sì, è nato in famiglia, ma molto, cioè in famiglia all'inizio proprio della nostra giovinezza, lei era molto piccola e c'è stato un brano, possiamo dire il brano, no? Sì, sì. Possiamo dire, un brano che è stato quello di Nick Acosta, On My Own, sì. E noi suonavamo insieme, io avevo pochi anni, lei ancora di meno, e quindi era molto piccola e ci siamo divertiti. E che vi ha ispirato quindi? Ci ha ispirato, sì, perché lei era, questa era una bambina che cantava, lei era una bimba, allora cantavo anche lei, io facevo due o tre accordi alla chitarra e l'accompagnavo. È stato questo il primo momento della nostra carriera insieme. Ma siete mai stati in disaccordo su un testo? Magari lei che diceva ma che brutta questa canzone, tu ma no, non capisci, è bellissima. Beh, sì, ogni tanto sì, perché magari io vengo da un'esperienza di musica rock anni 70, lei invece ascoltava gruppi più degli anni 80, no? E quindi io alcune canzoni che lei ascoltava non è che ero tanto preso, diciamo, da quel tipo di musica. No, che pizza, che disguido. Però poi alla fine ho capito, insomma, col senno di poi, col segno di questi tempi, che anche la musica degli anni 80 era interessante. Slide of hand and twist of fate on a bed of nails. Dell'esprimersi, io so che molte band passano ore e ore in sala prove per decidere quelle 5-6 canzoni che canteranno, voi invece decidete dall'atmosfera del momento, insomma del locale per le canzoni. Sì, tendenzialmente cerchiamo di capire più o meno com'è l'atmosfera, com'è il pubblico, se è una serata molto euforica o una serata meno euforica e iniziare. E che aria tira questa sera al Buddha Smile secondo te? Bella, bella, l'aria di stasera al Buddha Smile è molto bella, c'è molto fermento. Speriamo di essere abbastanza televisivi. Veniamo al momento dei contatti, se insomma qualcuno vi ha visto e ha detto ah sì, questi mi sono proprio piaciuti, dove può contattarvi? Allora, tramite mail info.dbrother@yahoo.it.
oppure www.dbrother.it. Oh, bene, anche voi amici, se volete mostrare il vostro talento in TV, contattateci su www.fannymoon.it oppure il nostro numerino 333-333-8693 per esibirvi in TV. It's hard alone.